6 dicembre 1994, mentre si trova in Grecia sul set del film Lo sguardo di Ulisse, diretto da Teodoro Angelopoulos, muore per infarto Gian Maria Volonté. Aveva 60 anni, nato a Milano e cresciuto a Torino, Volonté abbandonò gli studi solo 14enne per lavorare e contribuire così al bilancio familiare messo a dura prova dalla morte improvvisa e violenta del padre. Volonté fece di tutto, fece anche il raccoglitore di mele in Francia, ma da subito la sua sensibilità per l'arte, per la letteratura si manifestò, tanto che a 16 anni si iscrisse nella scuola di recitazione. La sua attitudine, le sue qualità non passarono inosservate e fu subito un crescendo di successi fino a raggiungere la fama internazionale nel ruolo del cattivo dei western all'italiana diretti da Sergio Leone. Non solo, Gian Maria Volonté diventa poi l'attore simbolo dei film di impegno politico e sociale con la regia di Francesco Rosi, Elio Petri, Giuseppe Ferrari, che gli affidano interpretazioni via via sempre più significative e complesse. Ricordiamo il caso Moro, il caso Mattei, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Cristo si è fermato a Deboli, Totomodo, ciascuno il suo, sbatti il mostro in prima pagina. Numerose ovviamente i riconoscimenti ottenuti per la sua attività, tra questi il Leone d'Oro alla carriera che gli viene consegnato nel 91, 3 anni prima di morire.